Una legge non scritta del calcio, ma tramandata di esperto in esperto, è che sul campo, in questo sport, si vince solo quando c'è il gruppo. Mai chiudere la porta all'eccezione. Ma in uno sport strutturalmente privo di verità assolute come il calcio, questa può essere una delle poche, delle pochissime, solida e indiscutibile. Nel calcio si vince se c'è il gruppo e se scocca la scintilla del gruppo. Questo può avvenire in un solo luogo, lo spogliatoio. Ma cos'è lo spogliatoio, Alessandro Florenzi? Ma io penso che lo spogliatoio sia la base di tutto, sia una seconda famiglia, sia in termini di qualità, ma soprattutto in termini di quantità, perché comunque, oltre alle nostre famiglie, lo spogliatoio è quello che condividiamo più tempo, no? Della nostra fase, della nostra carriera, della nostra vita. È sicuramente un aiuto per chiunque ne ha bisogno. E io mi sono trovato in tanti spogliatoi importanti dove ho ricevuto tanto aiuto da quando ero insomma io piccolo e c'erano più grandi di me, e cerco di portare in questo momento quello che sono stati gli esempi per me, per portarli insomma ai giovani di oggi. Proprio così, quando si perde un derby subendo tanti gol, il primo contatto con la dura realtà è quello di guardarsi occhi negli occhi con i compagni a fine partita. Nello spogliatoio, naturalmente. Ed è sempre lì, nello spogliatoio, che si scarica tutta l'elettricità e tutta l'adrenalina che vibra ancora di una vittoria in una notte di Champions League, con tutto San Siro sold out, come quella, contro il Paris Saint-Germain del grande Mbappé. Si percepisce la botta dura e si coglie la portata della grande impresa. Sempre nello stesso posto, sempre in spogliatoio. Che però, attenzione, non è un fatto di metri quadrati e di mura. È sicuramente qualcosa di più, oltre al preallenamento o insomma quello che si vede in partita, al post partita, sono delle cose anche extracalcistiche che magari ci piace fare insieme, quello che può essere anche una cena fuori, quello che può essere darci l'appuntamento la mattina alle 9 perché dobbiamo fare colazione tutti insieme, o quantomeno sai, alcune persone che lo vogliono fare insieme. Poi ovvio ci sono tante persone che fanno cose diverse, no? Hanno orari diversi, hanno tante cose diverse. Molti padri di famiglia ci troviamo qui molto presto, questo sì, perché portiamo a scuola le nostre bimbe e poi veniamo diretti. Tenendo buono quanto dice Alessandro Florenzi, lo spogliatoio allora è il giovane Simic che fa l'intervista dopo il gol al Monza nel corridoio della Mix Zone di San Siro, e dietro di lui passano i compagni più esperti che sorridono e commentano a loro volta. Lo spogliatoio è Leao che canta con i compagni in pullman subito dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Roma. Lo spogliatoio è quello a cui tende Mike Maignan a Udine dopo l'ennesimo episodio di brutalità e intolleranza. Uno spogliatoio nel quale era pronta ad andare con lui tutta la squadra, perché quando arriva un colpo così basso ad uno di noi, tutti noi siamo con lui. Eccola l'essenza dello spogliatoio. È il momento in cui ci si parla, ci si guarda negli occhi, in cui ci si chiarisce tutto quello che c'è da chiarire e si condivide tutto, ma proprio tutto. Senza regole, senza codici, ma con tanto spirito sportivo e con la capacità di mettersi a nudo e di essere ragazzi senza l'allure dello star system del calcio. Persone senza le lustrine delle TV e dei grandi media. Lo spogliatoio è un argomento delicato. Spesso si parla di spogliatoio sottintendendo che vi siano regole proprie del nonnismo, dove chi è il più anziano per militanza determina i comportamenti. No, lo spogliatoio non è questo, è ben altro. Quello che ho vissuto da giocatore era uno spogliatoio che aveva un'attitudine al lavoro unica e l'esempio dettava la linea da seguire. Da quell'esperienza e poi da quelle successive ho rafforzato l'idea che lo spogliatoio debba saper accogliere, debba saper accompagnare e sostenere anche e soprattutto chi ha delle difficoltà, chi è divergente. Una squadra, come dice Marcelo Bielsa, è tanto più forte quanto più comprende l'importanza di difendere l'anello debole. Questo deve essere lo spogliatoio. Lo spogliatoio degli anni 70 erano le interviste che i giornalisti della carta stampata facevano a piene mani, dopo le partite, in tutti gli stadi italiani. Oggi lo spogliatoio è più mediato, più selettivo, ma al tempo stesso entra nelle case dei tifosi, prima di ogni partita. Con le riprese, queste sì, metro quadrato per metro quadrato, in quello che in Serie A è appunto lo spogliatoio, che in Liga è il vestuario, che in Premier League è la locker room. Ma attenzione, non è quello lo spogliatoio. Sì, certo, davanti agli armadietti e sulle panchine ci si prepara, ci si veste per la partita,
si affrontano fra compagni di squadra e con il mister le ultime cose da dirsi, da mettere a punto prima di giocare, ma non è quello lo spogliatoio. Se si entra nello spogliatoio e si ha voglia di cambiarsi, non è per i soldi o per il pubblico, è perché quel gruppo di ragazzi sta bene insieme. Fare spogliatoio è molto più di una frase fatta, è un progetto di vittoria ed è la direzione verso la quale andrà un gruppo senza lasciare nessuno indietro. E dopo averlo fatto, lo spogliatoio, bisogna avere la forza di essere uno spogliatoio. Se c'è un momento molto delicato e se un bomber storico nel calcio delle nazionali e nel calcio di club come Olivier Giroud cerca lo sguardo del suo allenatore per dirgli che è con lui e che se ne verrà fuori insieme, lo spogliatoio non è un fatto, un momento di sole parole. È l'esempio di un esponente di un gruppo di giocatori che veicola un sentimento maturo e costruttivo, dritto alla sensibilità di chi è responsabile del gruppo ma al tempo stesso parte del gruppo. Ecco perché lo spogliatoio è l'anima della squadra. Stare dentro la squadra non significa guardarla in TV o commentarla sui social, ma bisogna vivere prima e conoscere poi come ogni giocatore esprime se stesso in relazione agli altri. Tanti rapporti individuali che diventano la solida rete che deve proteggere da eventuali cadute, dagli attacchi del mondo esterno, ma non solo, anche da quegli eccessi di euforia che possono generare superficialità e approssimazione. I calciatori si ritrovano insieme in una squadra, in un gruppo, in uno spogliatoio per il solo motivo di aver sottoscritto un contratto con la stessa società, ma se poi resta solo quello è finita. Il contratto, il progetto, l'ingresso in un centro sportivo sono solo la prima pietra. Poi partono i lavori, tecnici e professionali, ma anche umani e caratteriali, per arrivare allo spogliatoio, quello giusto, quello vero. Lo spogliatoio è la chat della squadra, la cena tutti assieme dopo l'allenamento, è Florenzi che dà atto a Leao di tutto quello che fa in campo per arrivare al gol della squadra, senza guardar troppo e senza guardar solo alla casella dei suoi gol fatti. È tutto il gruppo che è felice se segna il giovane Chaka Traoré. Lo spogliatoio è quello che si fida giustamente di Antonio Mirante, che torna dopo tanto tempo a giocare dal primo minuto in una bolgia ribollente come quella di Milan-Juventus. Storicamente lo spogliatoio è quello che ha portato Paolo Maldini e Zvone Boban entrambi davanti alle telecamere a chiarire una incomprensione risultata evidente a tutti sul campo di Bergamo, ma anche quello che esibisce sotto la curva la maglia con il nome di Simon Kier appena operato al crociato del ginocchio dopo il primo gol segnato.